Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. E benvenuti in questo nuovo episodio dell'Extreme Crazy Rock Pokémon Bianco 2. Signori, nello scorso episodio siamo giunti fino a qua, fino alla stanza di Acromio, perdendo però il nostro Fear of Shiny. Prima di iniziare vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, ma quest'oggi voglio davvero che spacchiate quel tasto. Raggiungiamo i 300 like per questo episodio molto speciale, perché quest'oggi, ragazzi, potremmo concludere la parte dedicata alla conquista da parte del Team Plasma del mondo intero. Signori, come vedete dalla sidebar, ho aggiunto il nostro Cesar alla squadra. Togliamo il cursore che sta un po' troppo in mezzo alle balle. Il moveset di Cesar è questo, le statistiche sono queste. Valutate, perfetto, avete valutato? Possiamo iniziare la battaglia, signori. Carichi, carichi soprattutto di mi piace, mi raccomando. Rispondete alla domanda del giorno e iniziamo subito. Credo che tu sia qui per darmi la risposta. Bene, cominciamo. Attenzione, battaglia con Acromio. Tra l'altro la canzone non me la ricordo io. Battaglia con Cristiano, perfetto. I credo religiosi quelli belli. Madonna che bella la team. Minchia, arrogantissima sta team. Ok, fermi tutti, livello 53, si può fare. Cesare è livello 57. Ora, beccata. Raga, un buon attacco fisico questo Pokémon. È beccata a 150 di potenza, quindi può essere una gran mossa. Purtroppo non ho trovato stab di tipo ghiaccio. Vai, super efficace, vai giù, 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 giù. No, devi morire. Allora, potrebbe fare una pozione adesso, infatti me l'aspettavo. Quindi vado di aerossalto, che dovrebbe essere infallibile più che efficace. Ok, beccata e a casa. Mi ha abbassato troppo le difese, devo switchare. Raga, sapete che questi episodi sono gli unici episodi in cui io mantengo una certa serietà. Negli altri scazzo a merda, in questi c'è bisogno di un certo portamento. In campo Ampharos, mandiamo in campo noi Bernard. Bernard, raga, ce la può fare, signori. Tra l'altro, visto che lo scorso episodio si è un po' ripreso rispetto agli altri, ma comunque non sono andati benissimo né i feed né tantomeno i video nelle liste di iscrizioni, perché sapete che palloncino. Ok, non dovrebbe essere un problema, però noi non abbiamo mosse di terra, quindi ripeti. Allora, fatemi calcolare un attimo quanto fa Gelamondo, perché se lui mi deve far ripeti preferisco switchare. Ok, dovrebbe essere super efficace. Ok, puoi farmi tutti i ripeti che vuoi. Diminuisce la velocità, capace che lo outspeedo. Ok, no, perfetto, fallisce l'attacco e lo uccidiamo noi. Signori, perfetto per ora. Due Pokémon a zero senza nemmeno subire un danno che sia uno. Più di così, che cosa vogliamo? Comunque dicevo, ultimamente su YouTube c'è questo bug per il quale i video non compaiono nella lista di iscrizioni, se voi ci andate, ma solo nella home di YouTube. Il che è assurdo, perché nella home di YouTube compaiono una volta sì e 10.000 no. E quindi vaffanculo. Comunque in campo Lady è nel nostro antico Coccia. Raga, vediamo nei commenti chi si ricorda di Coccia. Nel caso fate hashtag Coccia, voglio vedere in quanti siete a ricordarvelo. No, non penso in così troppi, neanche così pochi. Ora proviamo di un privazione, così me lo sento. Sento che perfetto, 2 PS, vai così. Creepy sensitivo lo chiamavano. Cosa ha fatto? Abbagliante. Occhio. Reggi, ok, perfetto, reggo abbastanza bene. Riprovo con beccata a sto punto. Ok, beccata l'ha preso un po' meglio. Però pare abbia delle grandi difese, raga. Potrebbe avere delle ottime difese. Ora provo con un aeroassalto, giusto perché comunque lui non mi sembra che mi faccia abbastanza da mettermi in preoccupazione. Perfetto, neanche a dirlo, grazie. Diminuito la difesa speciale, vai, switcha. Bastava dirlo, bastava dirlo, cari miei. John Frog, signori, dai, ce la possiamo fare. John Frog che ha acquisito la sua forma solo per questa serie. La sua forma galattica potremmo chiamarla. Non ne ho idea, raga, non gli abbiamo mai dato un nome perché ci ha sorpreso John Frog con questa trasformazione. Mega assorbimento, ok, non gli ho fatto molto ma posso fargli ancora tanto. Abbagliante, non dovrebbe uccidermi, ok. Forza antica. Forza antica. Preso, vai giù. Brutto colpo e tra l'altro ha retto. Attacco pioggia, capace che qua utilizzi un'altra ricarica totale. Non farlo, ok, non l'ha fatto. Non l'ha fatto, 3-0. 3-0, raga, siamo molto livellati tra le altre cose. Quindi veramente molto positiva anche per... come cosa ovviamente, molto positiva così a caso non vuol dire niente. Ok, perfetto.
Aeroassalto. Per ora, raga, ce l'ho qua sopra. Non ho ancora chiamato in ballo la Bortozard, ma potrebbe succedere ogni qualvolta incontri un Pokémon veramente inguardabile dal punto di vista tecnico-tattico, o quando trovo tipo un Pokémon scarso come il peccato. La Bortozard, raga, è qua, quindi lo chiamerò in causa solo quando servirà. Oltre al divino che è qui appeso e che ci farà da grande vate, ed è qui a fissarmi e mi controlla, raga. Alakazam, provo un forza antica. Spara fuoco, non dovrebbe farmi troppissimo. Ok, perfetto, sì, non mi ha fatto molto. Forza antica, vediamo se riesco a fargli almeno metà vita. No, niente da fare. Allora, proviamo a fare altri forza antica per vedere se riesco a boostarmi. Poi dopo, tanto, per la battaglia con... Vaffanculo! M'ha bruciato. Questo è un problema. Questo è un problema, switcha. Mandiamo Plato, raga, che non ha ancora combattuto, può dare il suo contributo. No, raga, è bruciato, non rischio. Non posso rischiare in questo momento. Non mi bruciare, ok. Tenaglia. Foglie lama, merda. È velocissimo sto Alakazam. Ok, però non mi ha fatto molto. Tenaglia. Vediamo se riesco a mandarlo giù. Plato non è scarso, ok. Vita rossa. Vediamo, non usare cariche potabili. Cariche potabili. Cariche potabili. Cos'è una carica potabile, raga? L'ansia mi sta giocando brutti scherzi, ma signori, abbiamo sconfitto Acromio. Sei proprio forte. Un allenatore in gamba. Voglio proprio farti una domanda. La comprensione tra allenatori e Pokémon è alla base di tutti i vostri progressi? Allora, dobbiamo essere politically correct. Non possiamo dire che la base dei nostri progressi è il divino, perché poi verremmo condannati come eretici da questo mondo che non comprende la bellezza del nostro culto. Ma rispondiamo di sì. La tua risposta mi rende felice. Si vede che questo è il tuo ideale. Fai del tuo meglio per sviluppare il potenziale dei Pokémon restando al loro fianco. Certo, caro mio, a rischio di diventare noioso, userò qualunque mezzo per far diventare più forti i Pokémon. Mi fa davvero piacere, però adesso che t'ho sconfitto ti devi levare un po' dalla minchia, perché io devo andare ad affrontare il buon Gechis. Sì, lo so dove devo andare, figliolo, purtroppo. Ma tipo... Sì. Ma tipo qua dietro c'è qualcosa di utile? No. Però se non sbaglio, alla fine del gioco questa nave dovrebbe trovarsi in un dato punto e Acromio dovrebbe darci una Master Ball. E poi lì dietro si troverebbe effettivamente qualcosa. Ti levi dai coglioni, figliolo. Ok, perfetto. Ok, raga, è scappato malissimo. Allora, calma. Perché adesso, ragazzi, c'è una sfida ben più difficile. Ci sarà Gechis. O Gekis, come dir si voglia, visto che... Tipo, mi ricordo, non ricordo in che video io avevo detto tipo Gekis, e la gente mi fa che come lo pronuncio io urta i sensi. Cioè, perché chiaramente è molto importante la pronuncia perfetta, perché tanto poi non è che gli americani la sbagliano la pronuncia del... dettagli, allora, fermi tutti. Datemi il nostro ricarica totale. La magia della lingua italiana per la quale una ricarica diventa un ricarica. Maschili e femminili, addio gender. Questo è Gekis. Eccolo. Ora non dovrebbe essere qua la battaglia, però. Dannato Acromio. Wow, quanto è figo sto momento. Quando si tratta di scienza non guarda più in faccia a nessuno. E io che l'avevo persino messo a capo dell'organizzazione, invece di dedicarsi anima e corpo al nostro grandioso piano di dominare la regione di Unima, perde il suo tempo a soddisfare curiosità scientifiche. Comunque, oggi è il tuo giorno fortunato. Non capita tutti i giorni di poter ascoltare un discorso del sottoscritto. Il grande Gechis è tutto per te. Le avanzatissime tecnologie del Team Plasma sono in grado di potenziare al massimo il potere latente di Kyurem e ci permetteranno di congelare l'intera regione di Unima. Uomini e Pokémon, nessuno escluso, saranno immobilizzati dal terrore e dovranno prostrarsi davanti al Team Plasma. Anzi, davanti a me. Wow. Tra l'altro questi effetti sonori del bastone, spettacolari. Kyurem non è che un guscio vuoto, è una briciola avanzata dal Pokémon che, scindendosi, aveva dato vita a Reshiram e Zekrom, e io lo userò per dominare Unima. Proprio così, Kyurem sarà lo strumento con cui realizzerò i miei scopi. Trio Oscuro, a caso, sono Gekis, vi abbiamo portato Kyurem. Ok, raga, pronti, perché adesso arriverà la parte più figa dell'intera saga Pokémon, o quantomeno una delle più fighe. Ok, perfetto, attenzione, è arrivato anche Katz. Cosa è successo? Fare la voce di Tony, che poi io chiamavo sempre Katz da piccolo. Dopo aver fatto quel discorso di Gechis mi fa davvero male. Cosa è successo al Purloin che avete rapito dall'Isopoli? Ti riferisci forse a questo qui? Oh, oddio, sto male, ce l'ha lui, è vero! È il Pokémon che ho rapito 5 anni fa dall'Isopoli.
Obbedisci solo a me, sto male. Cosa? Non lo dire nemmeno per scherzo. Non è il tuo magazine, l'hai rubato. Ma hai poco. Dai, basta però. Su, che altrimenti mi dura troppo l'episodio, raga. Devo andare a chitarra, devo muovermi. Oh, ehi, hey, oh. Che è successo? Da quando tu mi affronti? Meno male che mi sono curato, raga, perché altrimenti qua lo andavo ad affrontare senza Pokémon, praticamente. Allora, perfetto, fermi. Trio oscuro, raga, dovrebbe essere un po' più fattibile e tecnicamente un po' più semplice. Tecnicamente, poi si sa come vanno a finire le cose. Figa, ma ci ho dato la difesa, ma zio, ma la mia difesa era altissima, ma ha assorbito la difesa. Allora, nel mentre è morto, ma comunque ha assorbito la difesa, non vanno bene queste cose. Ampharos di nuovo, ma raga, ma quanti sono in sti episodi? Ma già è qualche episodio fa che non ricordo perché sono secoli che non registro, ce l'ho trovato, ma minchia, ma siete veramente 300.000, zio. Niente, ripeti, mi tocca fare per forza privazione, perfetto. Oh, brutto colpo, cosa è successo? Attenzione, incredibile. Attenzione, anche dalla mia parte succede. Minchia, però non è che posso ripetere che cazzo sono, zio, una catena di montaggio, madonna. Muck, perfetto. O Mac per i più colti. Allora, mandiamo ACDC e secchiamo anche questo. Cristiano Ranger, cioè incredibile, veramente. Sembra di fare la battaglia contro la Santa Chiesa Cattolica. Fa piacere, però, voglio dire, un po' di fantasia. Muori. Minchia se mi critti. Tua madre. Ok, perfetto. No, perché veramente. Poi raga, mi prendo male, impazzisco. Ok, sconfitto anche il membro. Oh figa, che coglioni. Devo affrontarli tutti. Mi sa che non ce la faccio, raga, in questo episodio a fare anche Gechis. Mi sa che la parte di Gechis, raga, la faccio nel prossimo. Perché A, devo scappare di casa, sto facendo le cose di corsa. B, cioè poi verrebbe fuori un episodio di 40 minuti. Perché non me la ricordavo così lunga sta parte, mannaggia. Quando ho conosciuto Gechis non mi ricordo cosa ha detto. Gli ho giurato eterna fedeltà. Vediamo se anche tu riesci a chiamarti Cristiano. Cristiano Ranger, perfetto. La triade cattolica li chiamavano. Raga, questa è la falsa triade, va sconfitta dalla, cazzo, dalla vera triade. Vieni qua divino. Vieni qua e fammi compagnia, cazzo. Vieni qua e fammi compagnia. Combattiamo, divino. Combattiamo per il potere della vera triade. Sì, raga, il divino è incollato al computer, quindi per staccarlo nei video ci vorrà la forza. Ma la sofferenza avvicina il Signore, come dice la Santa Chiesa Cattolica. Che poi è in realtà quella del divino sotto mentite spoglie. Tenaglia di nuovo. Ursaring a casa. Allora, lui dovrebbe essere di tipo lotta in teoria. Quindi, tipo lotta, sì, in teoria sì. Quanta vita mi hai ciulato, madonna. Ma sei peggio di quelli che vendono le penne in piazza Duomo. Madonna. No, zio, mi fai malissimo. Oh. Perché mi assorbe così tanta vita con parassiseme? Ma cazzo, ma mi ha ciulato 10 anni di vita. Ma muoio a 70 anni. Madonna, ma mi ha steccato tantissimo. Oh, fermo. Raga. Fermo. Zio, muori. Oh, Cristo, mi stava aprendo. Galvantula, divino, ce la possiamo fare. Mio caro divino, ce la possiamo fare. Stai qua. Proteggimi, cazzo, proteggimi. Allora, lui dovrebbe essere di psicoveleno, quindi urlo rabbia dovrebbe fargli male. Raga, sto imparando nuovi tipi che non esistono. Perfetto, l'ho preso. Ma non gli ho fatto una pippa manco impegnando. Bullo. Divino. Divino, io credo in te. Non mi far colpire. Grazie, divino, sei inutile. Scherzo, no, che poi è una blasfemia questo. Ma cazzo, potresti darmi una mano in questa serie? Ti prego, divino, sì! Grazie. Ok, avevo detto che mantenevo la serietà in questo episodio, vero? Scordatevelo. Ce la possiamo fare. Divino. Signori, il divino ci ha aiutato. Il divino ci ha salvato. Dopo un primo momento di scarica di rabbia verso di noi, il divino ci ha aiutato. Sconfitto anche questo. Divino, ce la possiamo fare. Forza, ascolta. Vedere la nascita del mondo che auspica il sommo Gechis. Questo è il nostro unico desiderio. Mi fa davvero piacere. Però il mio desiderio, ad esempio, sarebbe tipo, boh, vivere, sai. Ogni tanto è bello andare in giro per le strade e dire, wow, sono vivo. Quindi il mio desiderio è questo. Fammi combattere anche a me per il mio. Cioè, voglio dire. Allora, ripetiamo avanti Cesar, che è ancora più basso degli altri, e affrontiamo l'ultimo. Non ho nulla contro di voi, ma devo farlo per il sommo. Madonna, ma raga, ma vi siete fatti veramente le siringhe di sto Gechis? Che cazzo va fatto? Il ravaggio del cervello, madonna. Ma N non vi piaceva, che era più simpatico, sinceramente. Ursaring. Ce l'avevi prima. Ce l'avevi. Parassise. Raga, cioè io veramente non ho parole. Guarda quanto mi toglie con parassiseme.
Ma Cristo, ma almeno fammi lo sconto 3x2. Mi ciula tutta la vita questo. Ok, perfetto, Licky Licky, divino sostienimi. Divino sostienimi che questo mi slinguazza tutto, ti prego. Non vuoi che io ti tradisca, vero divino? Ecco, perfetto. Ma sì! Denunciatemi per zoofilia, ma io ho appena baciato un uccello. Ok, Bora! No, 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 no! Ok. Divino, 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 ok. Va bene uguale, raga. Madonna, quello di prima l'ho distrutto. Con una beccata l'ho spedito in Antartide per quanto era forte. Allora, fermi. Pupenaz, 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 divino tu non dimenticarci. Divino tu non dimenticarci, mi raccomando. Aia, aia, aia. Ok, no, fermo. Questo qua mi sta prendendo il culo in svariati atteggiamenti sodomiti. ACDC. No, raga, la situazione sta diventando veramente problematica. Bora, ok, evitato l'attacco, perfetto. Quello che volevo. Veleno spina. Bora, di nuovo quanto sei veloce. Non mi shottare, non mi shottare, non mi shottare, non mi shottare, ok. Ok, ACDC regge abbastanza. Veleno spina a casa, sì. Sì, divino, grazie. Grazie che ci hai aiutato. Guarda che tutti prendono punti esperienza, manco fosse lo sconto alla Pittarello. Poco male. L'unica cosa che può fare è... L'unica cosa che puoi fare è restare a guardare mentre Ghiaccio si serve di Kyurem per ricoprire di ghiaccio. Ma zio, ma che piano è ricoprire di ghiaccio una regione? Ma non è un piano normale. Allora, se scendo di qua dovrei entrare pressoché nella grotta dove dovrebbe svolgersi la parte finale. Però, cioè, io quello che dico è, ma... Cioè, tu non puoi pretendere di creare un mondo tutto tuo congelando la gente. Cioè, non hai pensato che poi quelli su cui devi governare muoiono? Grazie, divino. Aspetta, torna ad appenderti qua, che altrimenti poi abuso del tuo potere. Bravo, appoggiati. Grazie, divino. Tra l'altro, grazie, divino. Il divino mi ha scollegato la ROM dal controller. Geniale, perfetto. L'abbiamo risolto. Allora, perfetto, sì. I trick, quelli belli. Mannaggia, ok, sì. Spero non ci siano reclute nel mezzo, ma non dovrebbero in teoria. E dovremmo essere arrivati, sì. Raga, carichi, perché stiamo per compiere la parte finale della trama. Ho 13 minuti per riuscire a finire senza arrivare in ritardo a chitarra. Ora qua, raga, la cattura l'abbiamo già fatta, quindi questo Krogan può bellamente andare a farsi fottere. Quando mai ho catturato un Krogan? Io questa cosa non la ricordo. Signori, siamo davanti a quella che è la grotta dove si svolgerà il finale. 300 mi piace, mi raccomando, per questa parte fondamentale. Dentro. Era tantissimo tempo che non facevo sta scena, davvero. Saranno 5-6 anni. Per me sarà quasi come rivederla di nuovo. La fossa gigante. Questo è il luogo dove risuona la potenza di Kyurem. Da qui, Kyurem potrà avvolgere l'intera regione di Unima in una stretta di ghiaccio letale. Mostrati, Kyurem. Adoro doppiare Gaichis, raga. È veramente fantastico. Signori, penso sia Mesprit, ma non sono sicuro. Ho solo un rammarico. Uno solo! E l'insolenza del tuo sguardo non fa altro che riportarmelo alla mente. E per ringraziarti ho deciso di farti un bel regalo. Se non altro, per il disturbo, ti trasformerò in una statua di ghiaccio. Così potrai assistere in prima fila alla fine della regione di Unima. No, non funziona, cioè muoio. Si chiama ipotermia. Kyurem, usa Gelamondo! Yeah! Che non farà mai così Kyurem, sembra più un samurai questo, però... Signori, parte storica, parte fantastica del gioco. Kyurem sta per usare Gelamondo, sta per ucciderci. E in questo esatto momento... arriva lui. Reshiram, usa Incrofiamma! Ed ecco finalmente entrare sulla scena N, un fenomeno da baraccone in grado di parlare con i Pokémon. Wow. Raga, scena stupefacente, davvero. Reshiram mi ha detto che Kyurem stava soffrendo. Non posso perdonare chi fa soffrire i Pokémon per il proprio tornaconto.
E poi, a me piace molto Unima. È il luogo dove ho imparato a vivere come un umano. È il luogo che mi ha insegnato l'armonia che si crea quando uomini e Pokémon sono insieme. Perciò, difenderò i Pokémon e gli uomini che ci vivono. Questo è Articuno. Reshiram è Articuno. Eccellente. Quello sì che era un discorso pieno di determinazione. L'educazione da sovrano che ti ho dato non è andata completamente sprecata dopo tutto. Ma poco importa. Ti ho raccolto dalla foresta quando vivevi con i Pokémon. Ti ho accudito, curato, e tu che fai per ringraziarmi? Vieni a rovinare i miei piani, ma non posso far finta di nulla e dire che la tua forza doveva servirmi a conquistare Unima. Ma ti perdonerò. Reshiram, che tu hai portato qui, può distruggere il ghiaccio. Mi hai risparmiato il fastidio di cercarlo. Sapevo che ti saresti fatto vivo appena avessi congelato Boreduopoli. Non so quanto ha senso avesse questa frase in italiano, ma vabbè. Ti sbagli. Io posso contare sul cuneo DNA. Raga, vedere sta scena, io qua lo dico. Vedere sta scena su un'ipotetica console ancora dopo Switch per un remake sarebbe, penso, una delle cose più assurde che una persona come me, che ha iniziato con Rosso Fuoco, potrebbe mai vedere. Signori, il cuneo DNA. Ed ecco a voi. Purtroppo divisa dallo schermo della sidebar, ma ecco a voi la scena per eccellenza dei giochi Pokémon. Guardate con la grafica del Nintendo DS, neanche 3DS, cosa sono stati in grado di fare. Guardate cosa sono stati in grado di fare. Spettacolare. E per quelli che dicono che Nero 2 e Bianco 2 fanno schifo, io gli metterei in loop per 10 ore sta scena. Silenzio e godiamocela. Adesso non vorrei interrompere questo momento, però rispetto alle cutscene che ci sono in Ultra Sole e Ultra Luna, per dirne una, rispetto alla cutscene di Necrozma e Solgaleo, questa quanto è avanti? Questa è bellissima. Cosa? Reshiram? Kyurem, assorbi Reshiram. Endofusione! Cioè, rispetto alle cutscene che ci sono in Ultra Sole e Ultra Luna, questa non è solo di un altro livello, è proprio un altro pianeta, è di un'epicità proprio diversa, ma sostanzialmente diversa. C'è un gusto per l'epico che secondo me negli altri giochi manca. Guardate qua. Cioè, com'è diverso il concept rispetto... Guarda com'è bella sta scena. La team anche di sottofondo, banalmente. Irraggiungibile per i giochi di adesso. Irraggiungibile. Faccio un po' il nostalgico di quinta gen, lo so. Però, raga, questa scena qua è la migliore in assoluto dei giochi Pokémon. Wow. Il drago originale, signori. Manca Zekrom, ma rimane il drago originale. Chissà come sarebbero tutti uniti. Ed eccolo qua. Il guscio fuso con il suo contenuto. Kyurem bianco. Uno dei Pokémon più sbagliati dal punto di vista simmetrico, ma che visto qua mi dà quell'epicità. Io li apprezzo tanto questi Pokémon qua, perché sono davvero originali. Sono imperfetti e lo vedi, però sono comunque... Cioè... Sono... Guarda, sono sbagliati perché lo vedi che simmetricamente non ci stanno, ma sono di un livello... alto per essere, cioè, sono proprio, guardalo, è inguardabile da un certo punto di vista, però secondo me è perfetto nel suo essere inguardabile. Non pensavo che esistesse una formula in grado di far fondere due Pokémon. Stupido che non sei altro. 2 anni fa cercai di usarti per controllare le menti delle persone, ma stavolta conquisterò Unima con l'uso della pura forza, capisci? Se tu avessi fatto il bravo e se ti fossi adattato a vivere come sovrano, Unima sarebbe rimasta al bel posto che era. Fatti sotto, allenatore. Stavolta nessuno ti potrà aiutare. Ma visto che ripetiamo la stessa sfida, aggiungiamoci qualcosa di interessante. Fammi vedere se riesci a fermare lui. Kyurem!
Cosa? Le tue Pokéball stanno fremendo. Forse la tua squadra di Pokémon trema dalla rabbia? No, non può essere. Dei semplici strumenti non hanno emozioni o pensieri. Avanti, sfida Kyurem. Per tua informazione è impossibile catturarlo. Il mio bastone emette dei segnali che bloccano il funzionamento delle Pokéball. Signori, pronti? Io metterei davanti Plato. Dovrebbe essere uno tra Mesprit, Azelf e Uxie. Vediamo chi è. Su quelli ci ho preso. È Uxie. E ce l'abbiamo già. È Uxie a livello 55. Kyurem è un Uxie. Io in una miniatura avevo predictato che sarebbe stato Mesprit. Evidentemente mi sono sbagliato. Invece... Ok, no, minchia, mi sono cagato addosso. Allora, fermo, il suo tipo lo conosco. Quindi ci metterò davvero poco. Stramontante, troppo forte. In realtà non lo conosco, lol. Cioè, nel senso, lo conosco, ma non so come buttarlo giù banalmente. Non mi confondere. Io lo sapevo. Sai che sapete, me lo sentivo dritto nel culo. Me lo sentivo proprio in quel posto. Allora, vediamo di mandarlo giù, per piacere. Che già il tempo sta finendo. Una volta seccato questo, non so se Gekis vuole essere affrontato. Penso proprio di sì. Dai, un altro. Un altro semplice colpo, vai giù. Reggi, vaffanculo. Questa, raga, è stata una dei, diciamo, come si può dire, uno degli inizi di quel concetto di affrontare il leggendario senza poterlo catturare, come succede con Ultra Necrozma. Comunque, fra virgolette, l'abbiamo sconfitto perché obiettivamente era semplice. Ok, perfetto. E questo è Kyurem. Kyurem Articuno che si fonde con Uxie. Sono curioso di vedere come verrebbe fuori una fusione del genere. Incredibile. Eppure avevo Kyurem bianco dalla mia parte. Che rabbia! Ora che l'ho perso, mi tocca ricatturare Kyurem. Ma prima io stesso concerò per le feste questo fastidioso allenatore. Questa volta nessuno potrà fare nulla. Non riuscirai a fermarmi. Wow, Noel. Grazie per aver rovinato tutto, randomizer. Sfida con Gekis. Fortress. Ok, raga, non avrò tempo per far sta roba. Arriverò in ritardo a chitarra. Sti cazzi, ve lo dico qua, sti cazzi. Tra l'altro mi hanno curato. Individua, vaffanculo. Oh, riproviamoci di nuovo. Spaccaroccia. Ok, non mi fa molto. Tenaglia. Ok, forse... No, niente, nessun'altra tenaglia ce la può fare. Allora, calma. Fangonda. Spaccaroccia, aia. Fangonda, vediamo se va giù. Non penso, però. Ok, perfetto. Perfetto, raga. Perfetto per la mia tenaglia. In questo modo andrà giù e non si carica nemmeno. Si è caricato. Si è caricato. Non avrebbe dovuto caricarsi, perché no? Perché non aveva quella vita per caricarsi. Eppure l'ha fatto, grazie. Spaccaroccia, questa battaglia si sta protraendo per troppo tempo. Tenaglia, vediamo se riesco a mandarlo giù. E niente, perché ci avanzi. Wow. Raga, questo episodio è davvero fantastico. È successo di tutto. Non ci ho pensato, ma è come se si fossero fusi Uxie e Articuno quasi. Quindi è strano, illogico come cosa. Explode. Cambiamo e mandiamo Pupenaz, così, a intuito. Sento che Pupenaz può darci qualcosa in questa battaglia. Giudizio, che vi ricordo, è di tipo drago. Dai. Oh, super efficace, preso! Pupenaz! Ma quanto ci ho visto giusto! Con la mossa clickbait unknown. Perfetto, questo mi sa che va giù in 448. Raga, quanto ci ho visto giusto con Pupenaz. Incredibile. Niente, me la sono giocata con unknown. Cosmo forza, tua madre morta. Allora, fermi. Potrebbe essere di tipo acciaio. Non vorrei sperare una puttanata. Evita l'attacco. Oh, oh, oh. Cazzo, quanto mi ha fatto male. Unknown perde qualche punto salute. Si vede che ha uno strumento tipo... un'assorbisfera, ma neanche forse l'assorbisfera, non saprei. Crescita. Raga, si sta boostando un po' troppo, però non mi piace questa cosa. Allora, fermi. Veleno spina, dimmi che non sei di tipo acciaio. Ok, no, perfetto, l'ho preso. Allora, di che tipo potrebbe essere? Fuoco, tipo fuoco, sì, ha senso. Golduck, ok. Raga, possiamo seccare anche lui. Possiamo farcela. Veleno spina. Metronomo, mega calcio, merda. Ok, non mi ha fatto molto. Veleno spina. Ok, pure brutto colpo. Veleno spina, super efficace. Giù. Oddio. Oddio, raga, che culo che sto avendo in questo episodio. Cioè, in questa battaglia in particolare. Axelgor. Che culo che sto avendo in questa battaglia. Tutto super efficace, incredibile. Octazooka. Così, dal nulla. Turbo sabbia, diminuisce la precisione. Qua mi sa che mi conviene switchare.
Però l'ho preso. Super efficace! Non voglio crederci. E gli diminuisce anche lui la precisione. Lui fa turbo sabbia. Però, cioè, anche te ti sta diminuendo la precisione. Comincia a mancarlo. Gira vita. Chiaramente tu non è che missi. Ok, Octazooka ha preso. Octazooka ha preso. E siamo 4-0 se non vado errando. Mamma mia, raga. Che culo, le sto beccando tutte. Che il deo. C'ha il leggendario. Merda, c'ha il leggendario. C'ha il cazzo di leggendario. Noel Ranger manda in campo che il deo. Io non so nemmeno quanti Pokémon sono. Baraonda, non mi sciottare. Scattare una Baraonda. Ok, perfetto, beccata. Cazzo! Cazzo, giustizia! Perché mi sono dimenticato di sta roba? Perché mi sono dimenticato di sta roba? Mi sono dimenticato di stabilità, raga. E mi dimentico sempre. Super efficace, ma raga, c'è una difesa della Madonna. Forse... vorrei dire una stronzata, ma forse a sto punto non ha difese speciali, perché avrebbe senso, no? Prova a mandare John Frog a fare mega assorbimento, così mal che vada mi prendo anche un po' di vita nel caso dovesse farmi male. Tra l'altro sono già in ritardo per chitarra, vai così. Tra l'altro Memories è successo anche con la Chesslock. Perfetto, mega assorbimento, pari difesa, merda. Beh, ma io uso... tra tutte le cose che potevano succedere ho dovuto beccare la mossa speciale che non ha effetto. Ok, però almeno ho capito che è di tipo terra, quindi adesso posso giocarmelo un po' meglio. Se è di tipo terra, io avessi... sapete che mi sa che non ho mosse che possono... ok, no, ho Bernard con bolla raggio, che tra l'altro è speciale. No, è fisica. Merda, beh, però almeno è super efficace, raga. Perlomeno quello. Allora, ho sbagliato i calcoli, sì, caro mio. Bolla raggio, pari difesa, mi piglia la mia difesa. Non so se Bernard ne ha molta, dovrebbe averne poca. Quindi questo potrebbe giocare paradossalmente a nostro vantaggio. Bolla raggio. Ok, c'è pure un altro tipo. Non fare ricarica tot, non fare ricarica tot, non fare ricarica tot. Ok, non l'hai fatta. Rintocca sana, che infame si è curato. Bolla raggio, vai giù. Signori, battuto. Gadgets. I miei piani, il dominio del mondo. Vuoi dirmi che è andato tutto in fumo? No, non posso crederci. Sconfitto l'allenatore senza... se mi fai leggere, però... vabbè, dettagli. Com'è possibile? L'uomo che ha creato il Team Plasma, colui che era destinato a diventare l'essere perfetto, a conquistare il mondo intero, sconfitto! Scusate, non era per il pazzo che devo respirare. Non una, ma ben due volte da un insignificante allenatore. È inaccettabile. Non posso crederci. Come posso essere sconfitto da un branco di stolti che non riesce neanche a usare i Pokémon per gli strumenti che sono? È difficile chiamarti così, ma... padre, cerca di capire. I Pokémon non sono degli strumenti. I Pokémon e gli uomini sono compagni che si aiutano a vicenda a superare i propri limiti. Ci sono persone che lo capiscono. Perché tu no? Stai zitto! Zitto, zitto, zitto! Sei un mostriciattolo che parla con i Pokémon! Non parlare la lingua degli uomini! Mi sta venendo particolarmente bene sta parte. Gadget sta perdendo il controllo, dobbiamo entrare in azione noi. Senza mio padre il Team Plasma è finito. Addio. E ha lasciato il bastone. In nome di tutti ti ringrazio. Kyurem sta bene. Ora ha perso il suo potere, ma tornerà a mostrarsi. Anche Reshiram ti ringrazia. Eh già, io parlo con i Pokémon. Una volta Nardo e un altro allenatore mi hanno insegnato una cosa. Quando si incontrano delle persone, se ne ascoltano le voci, si impara anche ad accettarne le diverse opinioni. E questo provoca una reazione a catena che può cambiare il mondo. È stato seguendo questa lezione che il mio mondo è cambiato a poco, insieme ai Pokémon, agli uomini posso cambiare... Insieme ai Pokémon, gli uomini possono cambiare verso mondi sconosciuti, camminare verso mondi sconosciuti. Insieme agli uomini, i Pokémon possono dimostrare la loro vera potenza. Questo è ciò che mi ha insegnato Reshiram. È la verità, per me e per i miei Pokémon. Un giorno, la verità e gli ideali saranno ricongiunti. Allora i Pokémon e gli uomini saranno liberi dal gioco delle Pokéball. E tu? Che tipo di strada attende te e la tua squadra di Pokémon? Per mettere alla prova la tua verità dovresti andare alla Lega Pokémon. Wow, raga. Bellissimo. Dite quello che volete, ma secondo me questo è uno dei migliori giochi di sempre. No, non ce la posso fare, raga. In questo momento non posso leggere il dialogo di Tony, scusatemi. Purtroppo non posso. C'è la Lega Pokémon, signori, da fare.
E io, siccome devo fuggire, vi do appuntamento al prossimo episodio, nel quale ci avventureremo probabilmente verso via Vittoria. Io spero che questo video vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo, spero che sia così anche per voi. Vi invito a lasciare un mi piace e raggiungere i 300 like, che sono pochi per questo episodio. Sono pochi, e qua peccherò di modestia, ma sono pochi. Mi raccomando, ragazzi, passate anche dai social, iscrivetevi al canale, lasciate un bel commento qui sotto rispondendo alla domanda del giorno, in particolare, ragazzi, Instagram, che è fondamentale. Spero che il video vi sia piaciuto, per l'appunto. Premete anche la campanella per ricevere sempre i feed, cioè sempre, fra tante virgolette. E mi raccomando, ragazzi, un'altra cosa importante: fate attenzione, se non arrivano i feed, a controllare sul canale YouTube, perché a volte non arrivano, e controllare è sempre la cosa migliore. In ogni caso, carico più o meno ogni giorno alle 17:30, questo ci tenevo a specificarlo, che se non escono i feed, controllate che magari il video c'è. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo, io sono esausto, ve lo giuro, in un prossimo video.